Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti al mercoledì della Settimana Santa, ultimo giorno di questo lungo tempo di Quaresima e di Passione. Da domani comincia il Triduo Pasquale, dove entriamo proprio nel vivo dei misteri della nostra salvezza, il tempo assolutamente più santo di tutto l'anno liturgico. Oggi abbiamo sentito nel racconto evangelico, ecco, il brutto episodio della vendita di Gesù, Giuda Iscariota, che si reca dai sommi sacerdoti a chiedere quanto volete dare perché ve lo consegni. Sapete che secondo la tradizione questo episodio è avvenuto proprio il mercoledì santo, i mercoledì. Non tutti sanno, io l'ho sempre detto, insomma, ai fedeli dove sono stato, che sapete che i giorni di digiuno e di penitenza nella Chiesa sono il mercoledì e il venerdì. Il venerdì lo sanno tutti perché è morto Gesù. Ma il mercoledì è un giorno di penitenza perché si ricorda questo episodio, il giorno in cui Gesù è stato venduto. Il venerdì è il giorno in cui Gesù è morto, il mercoledì è il giorno in cui Giuda l'ha venduto. Ecco perché è un giorno di penitenza. E poi, dopo questo tragico momento, l'episodio del Vangelo dell'ultima cena, dove Gesù stesso, manifestando la sua natura divina, e quindi che sapeva bene chi era che lo tradiva, glielo dice. Giuda disse: Rabbì, sono forse io. Gli rispose: tu l'hai detto, cioè sei tu. Ecco, purtroppo ogni volta che si parla di Giuda si devono pensare sciaguratamente tanti tradimenti, insomma, che vengono perpetrati anche dai discepoli di Gesù, a volte dai discepoli più chiari, perché Giuda ha partecipato all'ultima cena. Giuda è stato fatto da Gesù sacerdote e vescovo contestualmente all'atto di istituzione all'ultima cena. Purtroppo sappiamo chi era, insomma, e non è stato vinto neanche dall'amore del Signore. Quindi in questo giorno per tutti noi ci sia, come dire, un po' una sorta di sovrabbondanza d'amore verso il Signore per riparargli tanti tradimenti che riceve. È brutto essere traditi e consegnati proprio dalle persone che si sono maggiormente beneficati. Gesù ha conosciuto anche questo. La prima lettura oggi ci ha riportato al terzo canto del servo di Yahweh, quello che profetizza alcuni episodi ben particolari, ben specifici della passione che si sono compiuti alla lettera in Gesù, no? Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Ecco, queste sono scene adesso da oggi in particolare. Dobbiamo chiedere profondamente al Signore di entrare in uno spirito di contemplazione, uno spirito contemplativo. La contemplazione in greco si dice con un termine che significa osservare con attenzione. Quindi gli eventi legati alla passione e alla morte di Gesù devono da noi essere non soltanto ricordati, ma appunto osservati con attenzione. Nella lettera agli Ebrei si trova scritta questa espressione, no? Pensate attentamente a colui che ha sofferto tanti insulti e tanti oltraggi da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Noi dobbiamo contemplarlo in questi giorni Gesù, e contemplarlo certamente per essere grati per quello che ha fatto per noi, per compatirne i dolori e per trarne doveroso esempio di come si affrontano, ecco, la tribolazione, i momenti di difficoltà e di prova nella vita. E vedendo anche le vicende della sua passione, non dobbiamo troppo stupirci e scandalizzarci anche di tante cose che vediamo, perché anche tante cose che accadono di poco positivo, di poco bello, di poco edificante, talora purtroppo anche nella Chiesa, non c'è niente purtroppo di nuovo, perché nei giorni della passione si è già visto tutto. Poi nel corso del tempo queste stesse cose che Gesù ha vissuto nella sua persona, diciamo così, fisica, nel tempo della passione, continuano nella vita del suo mistico corpo, che è la Chiesa. Quindi non c'è tanto di cui scandalizzarsi. Noi siamo sputato in faccia al nostro Signore Gesù Cristo, insomma, che è il segno del massimo disprezzo. Non c'è da stupirsi, insomma, che da molti la Chiesa o anche i ministri siano disprezzati e calpestati, insomma, no? Gesù nel Vangelo ci ha detto queste parole: se hanno chiamato Satana il padrone di casa, che sono io,
Come li chiameranno i suoi familiari? Capite? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se hanno messo in croce me, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso e prende la sua croce ogni giorno. Quindi non stupiamoci troppo di tante cose, e il segreto del non stupirci è la contemplazione profonda dei misteri della vita e soprattutto della passione del Signore. In questi giorni la Chiesa ci mette dinanzi per farceli contemplare, per farceli nella liturgia rivivere, quindi attualizzare e fare nostro, e soprattutto per prospettarci di nuovo, come diceva San Pietro, Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Ecco. Chiediamo alla Madonna che ci prenda per mano alle porte di questo triduo, che comincia quindi oggi con la solenne celebrazione della messa del Crisma di questo pomeriggio, e ci aiuti a vivere intensamente nel raccoglimento, nel silenzio, nella preghiera, nella contemplazione di Gesù questi giorni santi. Siano lodati Gesù e Maria.